Quando noi chiediamo a Gesù di aiutarlo, come Padre Pio ha fatto proprio all'indomani, se non contemporaneamente al giorno della sua ordinazione sacerdotale, cioè, vi ripeto, quello che abbiamo detto ieri e che prendiamo dal libro di Emiliano Antenucci e Stefano Campanella, Lettera ai Sacerdoti, Edizioni Voce di Padre Pio, i quali poi li prendono anche dall'epistolario. Bene, Padre Pio chiede al Signore: versa sopra di me i castighi che sono preparati sopra dei peccatori e sulle anime pruganti. Bene, cosa fa il Signore? Padre Pio gli fa questa richiesta e il Signore lo accontenta. Dopo pochi giorni, qualche settimana, dalla sua ordinazione sacerdotale, ripeto, avvenuta il 10 di agosto 1910, sempre a Benevento, nella Cappella dei Canonici, e dopo la sua prima messa, che Padre Pio ha celebrato a Pietrelcina il 14 agosto 1910, il 7 settembre, sempre del 1910, quindi a poco meno di un mese dalla sua ordinazione sacerdotale, a Piana Romana, cioè la campagna della famiglia Forgione, questa diciamo, località un po' fuori Pietrelcina, a Piana Romana avviene qualcosa di straordinario. Padre Pio si recava a Piana Romana per studiare, per pregare, per stare un poco solo, e perciò si era fatto costruire una piccola, diciamo, un piccolo rifugio di paglia all'aria aperta. Vediamo come nel testo che ci sta accompagnando, Lettera ai Sacerdoti, Padre Emiliano e Stefano Campanella ci raccontano quel pomeriggio del 7 settembre, riprendendo di qua e di là affermazioni appunto di Padre Pio nelle lettere e nel suo epistolario. Nel pomeriggio del 7 settembre Padre Pio sente una puntura in mezzo al palmo di ciascuna mano, dove poi appare, come Padre Pio scrive, un po' di rosso quasi quanto la forma di un centesimo, accompagnato anche da un forte ed acuto dolore in mezzo a quel po' di rosso. Anche sotto i piedi appare appunto questo po' di rosso a forma di centesima e Padre Pio avverte un po' di dolore. Cosa sta avvenendo? Il Signore dona a Padre Pio le prime stimmate, appunto ricevute il 7 settembre del 1910 a Piana Romana. Come reagisce Padre Pio? Padre Pio corre dall'arciprete zitore, che era l'arciprete di Pietrelcina, don Salvatore Panullo, e gli dice: zitore, fatemi la carità, chiediamo a Gesù che mi tolga questa confusione. Voglio soffrire, morire di sofferenza, ma tutto nel nascondimento. Bellissime queste parole. La sofferenza, il farsi vittima in Padre Pio non è affatto un modo per mettersi in mostra, come tanti presunti santi o maghi di oggi, tra virgolette, fanno delle volte anche approfittando e abusando dell'esperienza di Padre Pio. Ma Padre Pio chiede di soffrire nel nascondimento. Come risponde, come lo aiuta don Salvatore, lo vediamo domani. Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao!